parliamo di un problema importante, perché comunque l'aspetto giovane, e non dico giovanile, giovane, è una cosa molto importante. Allora, non tutti però sono disposti a sottoporsi a degli interventi invasivi, quali lifting o insomma comunque interventi chirurgici. Per fortuna oggi ci vengono incontro i chirurghi plastici, anche con altre metodiche. Abbiamo il piacere di avere il professor Maurizio Valeriani, che è specialista proprio in chirurgia plastica ed è consulente di Roma 1. Allora, professor Valeriani, queste tecniche di cui si sente molto parlare e che riguardano ad esempio anche il riposizionamento dei contorni del viso, diciamo che possano aiutare un pochino il collo, che possono aiutare un pochino la parte, diciamo così, dello zigomo, eccetera, che sono in realtà dei laser, se ho ben capito. Che funzione hanno? Sì, sono sia dei laser sia delle radiofrequenze. Il paziente vuole, se possibile, avere una convalescenza rapida, sì, che ognuno di noi ha da fare. E quindi sono messe a punto delle metodiche che migliorano la tonicità del volto, migliorano i contorni del volto e migliorano la texture della pelle e della cute senza lunghi tempi di convalescenza. In che cosa consistono? Sono, per esempio, un classico apparecchio è quello che riscalda i tessuti in profondità stimolandoli a produrre fibre di collagene, che sono quelle le fibre che ci sostengono e ci danno il contorno del volto regolare. E che purtroppo noi perdiamo già, ecco, lo voglio ricordare a coloro che ci stanno seguendo, già quando compiamo 20-25 anni, purtroppo si comincia a perdere la produzione del collagene. Ecco perché la pelle invecchia. Quindi è molto intelligente questa metodica, che stimola, come dice giustamente lei, la produzione della proteina di sostegno della pelle, e viene fatta appunto con questi apparecchi che sono dal punto di vista tecnologico avanzati e che permettono di stimolare intensamente la cute a livello superficiale, e se ne fa una sola seduta. A questi si possono associare i fili la cui idea può far sorridere, che fa pensare a marionetta, ma in realtà i fili sono presi dalla chirurgia generale, dove vengono usate da decine di anni, e sono riassorbibili. Quindi non sono incompatibili, hanno controindicazioni? Non hanno controindicazioni, eccetto un possibile intolleranza, nel qual caso si sfilano facilmente, ma questi fili integrano la radiofrequenza transdermica e permettono di dare anche questi una tensione della pelle, rendere il contorno più preciso del volto e migliorare la texture della pelle stessa. Senta, professore, la durata, diciamo, quindi mi ha detto che si fa in una sola seduta. In una sola seduta si fa. E poi dopo quanto tempo si vede? Il risultato si vede dopo circa 2-3 settimane. E il risultato permane a lungo, tant'è una successiva seduta deve essere effettuata dopo almeno un anno. Almeno un anno, quindi diciamo che è una cosa abbastanza seria. E sono come dei microaghetti, se ho ben capito. Degli aghi collegati a un apparecchio che sono apparecchi tecnologicamente molto avanzati. Professore, sono estremamente, come posso dire, care queste metodiche? Abbastanza care, però non più di tanto, perché poi alla fine un intervento sarebbe molto molto più oneroso, chiaramente. Sì. E la durata mi sembra di capire che più o meno è la stessa, perché se lei mi dice che dopo proprio un anno... la stessa, magari no, però sì, sono sicuramente sono dei trattamenti che durano nel tempo. Bene, la ringrazio molto, perché grazie, sono notizie che fanno molto piacere a noi donne, e forse anche agli uomini, ma anche gli uomini le possono fare, sì, queste sì, cose. Voglia. Molto, bene, mi fa piacere. Grazie, grazie professor Valeriani, grazie.